rappresentava la capacità straordinariamente positiva di creare strumenti in grado di cambiare meglio se stessi e il mondo, e rappresentava, non aveva tutti i luoghi comuni, nasceva in un paesino della Sardegna, la Sardegna è una regione sconosciuta mediaticamente se non per le ville o per il mare, Serramanna, la provincia più povera della Sardegna, dei ragazzi in quel momento giovani, da soli, nessuno di loro economista, questa cosa che stava diffondendosi in 13 regioni italiane, me ne parlava mezzo mondo, dicevo, allora ho ricontattato il Chiarelletta, gli ho detto che fate un'altra follia, mi ho pubblicato un altro libro. Lorenzo dice sì, non si sa come mai, l'incoscienza totale, e quindi pubblica questo nuovo libro che si chiama Una moneta chiamata fiducia, che è appunto una moneta chiamata fiducia. Parla di Salters il libro, e poi qui appunto lo approfondiremo, ma non parla solo di Salters, c'è una prima parte del libro che in qualche modo inquadra una sorta di somma di quanto visto in questi anni sul lato economico. Ovviamente Italia Cambia si occupa anche di molte altre cose, Italia Cambia oggi è un giornale, una mappa, ci sono 2000 progetti mappati, 300 video interviste, insomma eccetera, ma mi sono voluto soffermare su questo aspetto, la moneta, che la moneta è qualcosa che normalmente noi consideriamo, magari non qui dentro, ma diciamo nei mondi sociali, la moneta è sempre considerata qualcosa di cattivo, di negativo, o è pieno di falsi dibattiti, Bitcoin, la moneta di Facebook, senza che nessuno li capisce fino in fondo, no? La gente mischia tutto, ma quindi Sardex e Bitcoin sono la stessa cosa? Eh no, proprio il contrario, no? E quindi ho cercato di approfondire queste tematiche, e una cosa che mi piace veramente ancora citare, poi lascio la parola agli altri relatori, è che proprio la parola che io mai nella mia vita avrei associato all'economia, in particolare alla moneta, era la parola amore, che nel senso, diciamo, proprio sembrano l'antidoto, cioè gli antipodi, e una cosa che mi ha colpito tantissimo, e spoilerando, visto che non è un romanzo, vi leggo il finale del libro, è, ve lo dico qua, Peppe, che poi è lui, ha idee chiare. Vorrei che chi legge questo libro riconoscesse veramente il valore di mettersi e mettere in discussione senza arrendersi all'inutilità di una vita misera. Aggiunge Franco, che è qui in sala, Franco Conto. È necessario attivarsi, organizzarsi, trovare nuove modalità per collaborare con grande attenzione e consapevolezza, immaginandoci un mondo migliore, no? Parliamo di imprese, aziende, economia, più rispettoso di tutto, portatore di umanità. Per crescere, per fare rete, c'è bisogno di questo tipo di consapevolezza, di non sentirsi soli. Le comunità lo hanno dimostrato, ci si può aiutare, ci si può tendere la mano. Sardex è stata una bellissima spiaba. Siamo usciti dalla logica della startup con il cammino della nonna per arrivare a essere recensiti e contattati da mezzo mondo. Quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è stato entrare in dinamiche che non sono esattamente le nostre corde, da cui racconta un po' le difficoltà, ma poi conclude, diciamo, allora sì che ce la possiamo fare. Ed è così, no? Sardex dimostra in questi anni come tu puoi creare uno strumento che di per sé innesta dei meccanismi, no? E insomma poi avremo modo di approfondire, ma per non parlare solo io, visto che ho qui un parterre straordinario alla mia sinistra, mi presento intanto i relatori: Giuseppe Littera, uno dei fondatori di Sardex, Loretta Napoleoni, saggista, economista, che insomma non ha bisogno forse di presentazione, Anna Fasano, neopresidente di Banca Etica. Tanto una delle realtà che racconto nel libro è Banca Etica, con un'intervista al ormai ex presidente Ugo Biggeri, che è anche partner, tra l'altro, di Sardex. E, non so se Peppe vuoi provare a introdurre un po' tu che cos'è questo Sardex e come lo vivi, insomma, in questi 7 anni. Racconto sempre, quando Peppe non è qui, oggi lo faccio pubblicamente, che quando sono arrivato, io lo conosco ormai da anni, perché sono 7 anni che seguo Sardex, ma quando sono arrivato per questo libro, sono entrato nel suo ufficio e gli ho detto solo ciao. Ciao, poi ha cominciato a parlare, erano le 3, sono uscito alle 7 e per fortuna avevo registrato tutto, e io in quelle 4 ore non avevo capito niente. Sono tornato a casa con l'idea di è stato meraviglioso, ma il libro purtroppo. Poi ho sbobinato tutto e non c'era una parola che non avesse un senso profondo. Praticamente un bel pezzo del libro è stato costruito attorno a questa chiacchierata straordinaria. Peppe per me è una delle persone più incredibili che abbia incontrato in 7 anni, e la conto sempre, quando lui parla proprio sento, l'ho scritto anche il libro, la mia testa espandersi letteralmente, quindi lascio la parola, giusto per darti una presentazione, non creare aspettative. Daniel, cosa ti devo dire? Più che un grazie, è una bibbietà, non ci metto nient'altro. Provo a raccontare per chi non ci conosce, non ha ancora avuto piacere di leggere il libro,
cosa facciamo. Sardex nasce come un'impresa di quattro non economisti, diciamo al momento eravamo disoccupati, che fondamentalmente iniziano a mettere in dubbio tante cose che diamo per scontate. La prima era che cos'è e a che cosa servisse il denaro, come funziona l'economia. Quindi scava, abbiamo trovato due mezze risposte. Va. La prima mezza risposta è che si può fare tanto anche con poco. E con poco intendo non i mezzi che avevamo a disposizione, perché erano meno di poco. E devo ringraziare mia nonna che ha 100 anni e è finita all'ospedale, quindi se gli mandate un pensierino è contenta, che si è schiantata l'altro giorno, stava correndo col carrellino, il carrellino è rimasto dietro, lei è andata avanti e ci è arrivata di faccia. Quindi, cioè, e Sardex esiste grazie a Elvira, si chiama, perché Elvira è stato il nostro primo fondo di investimenti, che Elvira aveva una stanza libera che abbiamo opportunamente occupato abusivamente per i primi 3 anni, forse anche di più. Voglio arrivare poi a parte la coloritura, il concetto era appunto si può fare qualcosa anche con poco. E il poco erano i mezzi che avevamo a disposizione e anche lo spazio, perché da non esperto e da ignorante che ero, nel tempo mi sono costruito una cultura legale e economica che ci è servita e che è vitale per chi vuole intraprendere progetti ambiziosi nel rispetto delle leggi, ed è uno degli aspetti che ci ha contraddistinto dall'inizio. Cioè noi abbiamo come prima cosa, ci è venuta un'idea folle, e l'idea folle era: immaginiamoci che le imprese si possano fare credito reciprocamente, che in altre parole vuol dire immaginiamoci un sistema economico dove è l'economia e non la finanza a creare il mezzo di scambio, e cioè una sorta di organismo che autogenera il suo sangue e non ha bisogno di trasfusioni, mettiamola così sul medico. Fare questa cosa cercando di rimanere liberi, intendo liberi, e farla bene non era né scontato né facile. Da lì siamo partiti con prima una fase di brainstorming proprio crudo, cattivo, di leggiamoci tutto quello che c'è sulla moneta, leggiamoci tutte le leggi europee, italiane, regionali, se ci sono, che riguardano la moneta, eccetera, eccetera. Beh, alla fine il succo del discorso è che troviamo quello che io definisco da sempre il nostro centimetro quadro di libertà e di possibilità. E su questo centimetro quadro abbiamo costruito una rete di imprese che tra di loro danno, estendono fiducia, credito, le une con le altre, senza che ci siano interessi e senza che ci sia una logica per cui il risultato migliore si ottiene quando Daniel o Peppe è il più ricco del mondo. No. Il nostro punto di partenza, se vi andate a controllare, se siete bravi, su Web Archive, la prima home page di Sardex, c'era una frase di John Nash. John Nash è il matematico di Beautiful Mind, che diceva: il risultato migliore si ottiene quando tutti i partecipanti al gioco fanno quello che è meglio per sé e per il gruppo. Queste sono quattro parole, e per il gruppo, fanno una differenza enorme. E ancora oggi quello che cerchiamo di fare
è di portare avanti una concezione dell'economia dove chi produce cose, chi produce servizi, chi si mette in gioco è una cellula che può produrre il sangue che serve all'economia per circolare. Che cos'è il sangue? Che è il denaro. Ma il denaro, e questa è l'altra scoperta che abbiamo fatto, non è prima di tutto un concetto dato. Cioè, non c'è la definizione scritta, no, fossilizzata del denaro. Se parliamo di chimica e vogliamo descrivere l'anidride carbonica, sono tre lettere, CO2, no? E nessuno ti dice che CO2 non è l'anidride carbonica. Se parliamo di denaro, e questa è una delle altre scoperte che ho fatto, non c'è una definizione, perché il denaro prima di tutto è un contratto sociale, così il credito, così la fiducia. Ed essendo un contratto sociale, ci sembrava e ci sembra giusto che possa essere messo in discussione. E nel nostro piccolo centimetro quadro di libertà, in questi 10 anni, abbiamo cercato di costruire 10 centimetri, magari moltiplicati anche in orizzontale, di senso e di testimonianza. Senso perché? Perché se mi chiedete quanto senso ha l'economia tradizionale che anche questo palazzo rappresenta, io a oggi ho molti dubbi su quanto senso rappresenti. E mi tengo sull'agnostico, che sono anche ospite. L'altra metà, mi sono anche dimenticato, era metà di senso e metà di buona volontà e di testimonianza. E se proprio la devo guardare in termini numerici, è un successo enorme. Se mi chiedete, me l'aveste detto 10 anni fa che mi sarei trovato qui con voi, un bravissimo giornalista e scrittore, eccetera, vi avrei detto siete matti, è un successo se superiamo i primi 12 mesi. In 120 mesi abbiamo, come dire, messo in rete tra Sardegna, Lombardia, c'è qua Gianluigi Viganò che saluto, che è il nostro partner qui in Lombardia, e in altre 10 regioni saranno circa 10.000 aziende. Ma oltre le 10.000 aziende, che possono a seconda dei punti di vista essere anche poche, il dato per me più importante sono quelle che sono state le transazioni che abbiamo generato, cioè la capacità che da questo centimetro quadro di buona volontà si è espanso un qualcosa che in 10 anni ha mosso 500 milioni di euro, perché questa è la cifra totale, globale, che possiamo discutere, è sempre una goccia nel mare del QE, del quantitative easing, ok? Per capirci, i soldi che qualcuno a Bruxelles, a Francoforte correttamente, ha creato e distribuito. E noi abbiamo fatto ben poco, però una cosa ne andiamo orgogliosi, ed è il fatto che quelle sono 1 milione di operazioni, sono nate grazie al fatto che in maniera, tra virgolette, quasi intransigente ci siamo impuntati e abbiamo messo in rete realtà che altrimenti senza di noi non si sarebbero incontrate. È quel 500 milioni di attività economica. Che cosa vuol dire? Poi nel concreto vuol dire dentisti che aggiustano i denti a la figlia di Simona della web agency. Vi sto ricordando una delle prime transazioni, e si scrive Simona, che aveva una web agency abbastanza sgarrupata, che nessuno gli fa credito, e c'ha la bambina con i denti che gli fanno male. Si iscrive al circuito, e col circuito i primi 500 crediti che guadagna porta la bambina dal dentista. E questa è una di 1 milione di transazioni. Poi no, non la voglio buttare tutta sul sociale e il, come dire, volemose bene.
Ci sono tanti imprenditori che utilizzano Sardex in maniera convenzionale, anche forse troppo, cioè come uno strumento di marketing, come uno strumento per farsi conoscere, per avviare nuova attività economica anche in euro, perché tra parentesi, 1 milione di transazioni sono quelle che noi abbiamo visto sulla nostra piattaforma. Noi non abbiamo però certezza oggi di quanti euro i crediti Sardex, o i crediti LIMS, eccetera, eccetera, si sono portati dietro. Ci arriveremo con la nuova piattaforma, credo. Però molte delle operazioni vengono fatte tra aziende, parte in euro, parte in crediti. Noi la parte in euro, quella non la vediamo. Per cui è uno strumento duttile quello che abbiamo tirato su, ma io credo che il significato vero sia il fatto che il settore economico, chi produce valore rischia tutti i giorni sul mercato, grazie a noi è diventato più protagonista o diciamo fabbro del suo destino, in parte, in piccolo. È una goccia nel mare, verissimo. Se mi chiedete cosa si potrebbe fare, potrei parlare altre 4 ore. Il giorno, tra l'altro, che ho spettinato Daniel, ero molto arrabbiato e venivo da 2 settimane di studio su gli effetti deleteri del QE, che avevo parcheggiato lì da una parte. Ho detto, vabbè, sta cosa qua non mi piace, non me la studio. Poi mi hanno messo di nuovo la pulce dell'orecchio. È capitato che il giorno dopo che mi smazzo tutto era il Corporate Share Purchase Program, che è una roba che ha fatto Draghi per salvare effettivamente molte società quotate, e lì sgava che sgava, ma lo dico, mi aveva colpito un particolare. Dico, il capo economista della BCE su Twitter, perché poi se voi su Twitter cancelletto Ask ECB, Ask con la K ECB, vi vedete, è una cosa bellissima, a me mi ha colpito questa cosa, il capo economista della BCE che risponde su Twitter a chiunque gli scriva con quell'hashtag, ok? Tra le domande c'è una domanda impertinente di un italiano che diceva, ma avete creato una massa enorme di denaro e ci dite che non ci sono i soldi per gli ospedali. Risposta dell'economista. Il nostro mandato ci limita a investire in asset finanziari. Bella risposta. Lui, come dire, si è parato il di dietro, tutto a posto, io, il mio mandato è quello, cosa faccio? Creo soldi, compro azioni. Dico, vabbè, che cosa avete comprato? Ma che azioni avete? Di chi? E cosa scopro? Scopro 2 cose che il giorno, infatti il giorno dopo, poverino, questo uomo dice, si è beccato un veleno. Poi, tipo, se mi avesse intervistato 2 mesi dopo, avrebbe avuto un altro tipo di approccio, un po' più contento come oggi, va, anche sabato. E comunque, vado a vedere cosa compra, mi fermo alle prime 2 società che trovo in lista. Una società austriaca, la Novomatic. La Novomatic cosa fa? Perché ha meritato, come dire, questo denaro per salvarla, per tenerla in vita. La Novomatic fa slot machine. Ebbene sì, fa le slot machine, fa il casino e dici, vabbè, allora stiamo aiutando l'economia europea. Vabbè. Poi dico, vado al secondo. E cosa trovo al secondo posto? La Exor Holding. Exor non vi dice niente. Juventus, Agnelli, Fiat vi dice qualcosa. Beh, era il secondo nella lista. Allora lì a me, il giorno dopo, mi fermo qui. Grazie Peppe. La parola a Loretta Napoleoni, che ha tra le altre cose avuto il privilegio, ha scritto la presentazione di questo libro. Allora, dunque, voi adesso avete sentito loro due. Il libro è così, è bellissimo, è un libro pop, nel senso che loro raccontano tutte queste storie interessantissime, però lo fanno in modo pop, anche
la storia della nonna Elvira. Lui mi ha detto che la nonna Elvira è bravissima in cucina, per cui loro stavano in questa stanza, lavoravano, e la nonna Elvira gli faceva tutti questi manicaretti, vero? E quindi io devo dire che mi sono appassionata, infatti ho scritto una prefazione pop alla fine. Sì. Ho detto ma perché no? Cioè nel senso, il messaggio è decisamente un messaggio positivo che ben venga, ed anche un messaggio di gioia. Daniel ha letto alla fine del libro dicendo è possibile introdurre nell'economia monetaria il concetto dell'amore? Assolutamente sì, nel senso se noi non facciamo rete e non ci aiutiamo finiremo malissimo, nel senso finiremo dentro quelle slot machine prima o poi, secondo me. Comunque, la BCE. Allora, cominciamo. Che cos'è la moneta? La moneta è un sistema fiduciario. Cioè, nel senso, non vale assolutamente nulla, sono pezzi di carta. Cioè, l'unico motivo per il quale noi ci crediamo è perché abbiamo fiducia in chi la produce. Guarda caso, chi la produce è la BCE. Quindi abbiamo fiducia in questi individui che investono nella Exxon oppure investono nelle slot machine. Io rifletterei su questo concetto. Però è anche vero che noi siamo alla fine di una lunga storia, cioè la moneta inizia con, diciamo, l'inizio direi della nostra vita. Si scambiavano i sassi prima, poi si scambiavano le conchiglie, si scambiavano il sale. Io adesso ultimamente ho scritto un libro nel quale ho scoperto che ai tempi dei pionieri negli Stati Uniti uno dei mezzi di scambio era il tabacco e i calzini fatti a mano, perché chiaramente i minatori e chi i pionieri senza mogli, figli o donne non sapevano come farsi questi benedetti calzini, per cui questi calzini in alcune zone erano una moneta di scambio. Quindi il concetto della necessità dello scambio è un concetto fondamentale. Allora, la moneta come nasce? In realtà la moneta moderna nasce proprio qui in Italia, e nasce col signoraggio, potremmo parlare di 12 anni, non 12 ore, è uno degli arcani, diciamo, della moneta, però fondamentalmente è questo: il signore coniava la moneta, e la moneta aveva il valore dell'oro o dell'argento più il valore della coniatura, per cui se l'oro valeva 10, la moneta poteva valere 11, per esempio. E questo era il diritto del signore, perché? Perché il signore controllava il territorio, controllava la popolazione e dettava le regole dello scambio. Che significa? Significa che in realtà la moneta è il simbolo del potere, perché chi detta le regole in realtà è chi decide come si scambiano le cose, con quale valore. Allora, torniamo alla BCE. Qual è il ruolo della BCE? È il ruolo del potere, perché sono loro che stampano i soldi. Oh, fino a un certo punto la moneta ha avuto lo stesso valore del metallo con il quale veniva prodotta, quindi l'oro o l'argento. Poi improvvisamente tutto questo è finito e l'ultimo, diciamo, baluardo di questa relazione tra l'oro in particolare e la moneta è stato il dollaro, no? Vi ricordate il gold standard? Nel quale l'unica moneta che era convertibile, cioè convertibile vuol dire che uno andava in banca e diceva $3, quanti grammi di oro mi dai? E teoricamente parlando avrebbe dovuto ricevere questi grammi di oro. Quindi l'ultimo è stato il dollaro, per cui tutte le monete che poi erano agganciate al dollaro indirettamente avevano un valore relazionato al dollaro, però in realtà nessuno di questi ce l'aveva, tantomeno ce l'aveva il dollaro. E poi si scopre un bel giorno che Richard Nixon comincia a piangere in televisione perché guarda caso che tutte quelle belle riserve aurifere che loro avevano per garantire quella convertibilità se le erano spese nelle varie guerre in Corea e nel Vietnam, e quindi il dollaro a quel punto non è più convertibile. Ecco, un'altra storia di come in realtà il sistema fiduciario è anche un atto, in realtà è un atto d'amore, no? Completamente irrazionale, nel senso, ma chi ci dice che a Fort Knox ci sta veramente tutto quell'oro? Non sappiamo, non l'abbiamo visto. Comunque, da quel momento in poi,
il valore della moneta si aggancia al debito e tuttora è agganciato al debito. E questo è molto importante, perché il concetto di Sardex, come avrete capito, come capirete molto meglio leggendo tutto quanto il libro, è esattamente il rovescio della medaglia, il credito. Qual è l'altro rovescio della medaglia del debito? È il credito. Quindi invece di agganciare il valore della moneta a un elemento negativo, cioè nella parte negativa, diciamo, del contratto, che è il debito, lo agganciamo alla parte positiva, che è il credito. Il concetto è sempre lo stesso. La creazione della moneta è relazionata allo sviluppo della crescita economica. Allora, voi pensate questo. Ci sono due comunità su due sponde di un fiume e queste due comunità, chiaramente, per commerciare devono usare le barche. Se potessero costruire un ponte, queste due comunità potrebbero commerciare molto meglio, sarebbe molto più efficiente il tipo di relazione, però non hanno i soldi per costruire questo ponte. Allora cosa fanno? Si indebitano con loro stesse. Cioè la comunità da una parte e dall'altra delle rive decide di autofinanziarsi, quindi indebitarsi con se stessa e di costruire il ponte. Verrà ripagata ciascuna delle due comunità attraverso i proventi generati dal ponte. Quindi non è vero che il debito o il credito è negativo, assolutamente no, purché questo debito e questo credito vadano ad aumentare la ricchezza della comunità. Una volta che la comunità ha raggiunto questo tipo di ricchezza, è chiaro che si ripaga il debito anche con l'interesse, assolutamente, cioè il denaro deve avere un valore, che è appunto il tasso di interesse. Però il concetto qui è che noi tutto ciò non lo facciamo più, perché come è detto poco fa, tutti i soldi che sono stampati, dove pensate che è finito il Q&E? È finito in borsa, sopra, piano sopra sta. Cioè, guardate quanto è salita la borsa, cioè, è incredibile, se voi guardate il grafico, cioè i soldi non sono stati immessi nel sistema dell'economia reale, i soldi sono stati messi nel sistema finanziario. Allora uno dice, ma perché li abbiamo messi nel sistema finanziario? Perché i soldi vanno attraverso le banche. Allora succede così, che lo Stato si indebita, va bene, perché lo Stato è inefficiente, e non parliamo solamente dell'Italia, parliamo praticamente di tutti quanti gli Stati europei. Allora che fanno? Vanno dalle banche, le banche gli dicono, guarda, tu mi devi sottoscrivere questi titoli del debito pubblico. La banca che fa? Prende e si compra i titoli del debito pubblico, poi va alla BCE e ci guadagna perché il tasso di interesse è negativo, per cui va alla BCE e dice, guarda, io ho tutta questa montagna di pezzi di carta che non valgono assolutamente niente, che mi dai in cambio? E poi dice, no, non c'è problema, adesso io ti stampo una bella montagna di euro e te la do. E che cosa ci fa la banca? La banca praticamente li mette nel sistema finanziario, è chiaro, perché come pensate che la banca fa i soldi oggi come oggi? Cioè non è che fa i soldi dando i mutui agli imprenditori o a chi si vuole comprare un appartamento. Assolutamente no. Ecco, questo è, diciamo, la deviazione del sistema, e questo è perché i ricchi sono sempre più ricchi, questo è il motivo per il quale abbiamo queste disuguaglianze, nel senso, questa ricchezza che viene creata non si ridistribuisce, ma rimane ancorata a una parte, a una sezione molto piccola dell'economia, che è quella che si chiama finanza. Ecco, Sardex è esattamente il contrario. Ma io più di questo potrei parlare 12 ore. Però, insomma, il concetto è questo, che è possibile uscire dal circuito. Però per uscire dal circuito è necessario avere la forza di farlo, bisogna crederci e bisogna fare un altro atto d'amore, perché in realtà non lo sappiamo, non c'è mai la certezza che quel mezzo di scambio sia effettivamente quello che noi pensiamo. Però certamente tra Sardex e la BCE, cioè direi, no? Io sceglierei Sardex, è chiaro, no? Grazie.
la parola a Anna Fasano, presidente di Banca Etica, aggiungo solo due parole. Se poi ci spostiamo, anche ci allontaniamo da Sartex per parlare anche più in generale di... Comunque, due cose volevo aggiungere. Uno, tra i fattori che mi hanno colpito di Sardex, è che è uno strumento che tende a vincolare la ricchezza al territorio, quindi a favorire l'economia locale e a non far volare questi soldi, credito o debito che sia, altrove. È uno strumento che non è, che è tracciato, quindi è l'opposto del Bitcoin, questo, quindi non può essere usato per acquistare droga, per attività criminali o di altro genere. È equiparato all'euro, quindi non c'è evasione, è tutto tracciato e non è sottoposto a nessun tipo di speculazione finanziaria, in quanto non ha il suo valore fisso e non è neanche soggetto a interessi. E quindi una moneta che non ha neanche gran senso accumulare, appunto, perché ti metti lì, non ci fa niente con questi Sardex, e quindi spinge l'economia a circolare, no? Quando ho incontrato la prima volta, gli ho chiesto ma come funziona questo Sardex, mi hanno detto il punto è che spesso quando si crea una crisi e tu pensi c'è una crisi perché è venuto meno l'economia reale, no, è una crisi spesso finanziaria, ovvero c'è ancora una domanda, c'è ancora un'offerta, quindi teoricamente l'economia potrebbe circolare, non circola perché mancano i soldi, e allora dobbiamo trovare un modo di far circolare l'economia anche se mancano i soldi. Come? Creiamo uno strumento, no? Loro saranno ispirati al vero in quel momento, ma una camera di compensazione, un circuito di credito e debito che faccia sì che l'economia possa circolare anche se mancano i soldi, perché la domanda e l'offerta, quantomeno in Occidente, normalmente ci sono sempre. Sardex è stato studiato, c'è un capitoletto verso la fine del libro con tutti quelli che ne hanno parlato, tutti, con una piccola parte di quelli che hanno parlato, comunque l'ha citato da Jeremy Rifkin a moltissime media internazionali, dalla Banca Centrale dell'Ecuador, da tantissimi altri casi che li stanno contattando per chiedere di replicare l'esperienza, insomma, in mezzo mondo. E, per introdurre anche l'intervento di Banca Etica, ci tengo anche a citare velocemente alcune delle realtà che racconto in questo libro, tra cui il tema dell'economia per il bene comune, che è una rete che è nata è più forte in Germania e Austria, ma negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia, in particolare è partita dall'Alto Adige e sta scendendo nel resto d'Italia, che è uno strumento che fa sì che le aziende paghino dei loro soldi, quindi questi imprenditori sono talmente pazzi da investire qualche soldo per far sì che la loro azienda diventi più... abbia un migliore impatto a livello etico e sociale, quindi sono tutta una serie poi di criteri che devono mettere in pratica, tra cui anche la finanza etica è uno dei criteri, ed è molto interessante quando vai a parlare con questi imprenditori, ti raccontano ad esempio, io ero molto sensibile al tema dell'ambiente ma non me l'ho mai chiesto dove mettevo i miei soldi, oppure l'altro è molto sensibile al tema dei soldi ma non si era mai interrogato sul non so, il tema della maternità piuttosto che dei diritti dei lavoratori e così via, no? Al di là di quelli sanciti per legge obbligatori, ma anche di cercare di creare sistemi di altro genere e così via. Questi strumenti come questi di economia per il bene comune spingono l'azienda e anche i dipendenti dell'azienda che fanno parte di questi bilanci a interrogarsi tutti insieme e cercare di creare un impatto migliore. Poi nel libro si parla di assicurazione, si cita CAES, no? L'assicurazione etica, si parla appunto ovviamente di banche, in particolare di banca etica, si parla di MAG, mondo autogestione, che sono circuiti di accesso al credito da cui poi nasce sempre banca etica in qualche modo in passato, si parla di Eddio Pizzo, che sembra una cosa che tutti conosciamo ma in realtà in pochi secondo me hanno veramente approfondito questo circuito che ha trasformato antropologicamente l'immaginario del palermitano e della Sicilia, dove tu imprenditore che denunci la mafia non solo fai una cosa bella e non solo non paghi più il pizzo, ma i consumatori ti premiano, vengono a comprare da te perché tu metti nel tuo negozio io non pago il pizzo, e la città dell'omertà, no? Nell'immaginario Palermo sempre diventa la città che premia chi denuncia. Pensate che cambiamento profondo a livello proprio di immaginario, tanto che hanno preso delle intercettazioni alcuni mafiosi che dicevano non andate da quelli di Addio Pizzo perché poi perdiamo popolarità. Inizialmente la mafia li aveva colpiti, è successa una cosa però, che gli altri, gli aderenti alla rete, hanno ricomprato il negozio che era stato colpito, no? Quindi la rete, anche in questo... E questa è una delle mille esperienze che non conosciamo, ancora oggi i media ci fanno vedere ogni tanto di qualcuno che è stato colpito dalla mafia in Sicilia o in Calabria, e non ci raccontano però, giusto, certo che me lo devi dire, è tremendo, ma perché non mi dici subito dopo? Raccontiamo l'esperienza di Addio Pizzo o di Goelli in Calabria che stanno creando economia. In Calabria fanno una festa, ogni volta che un negoziante viene colpito dalla 'ndrangheta, lo fanno una festa, perché non vogliono arrendersi alla disperazione. In questa festa poi raccogliono i soldi per aiutare questo negoziante che viene colpito.
E queste sono, per far capire, questa economia della fiducia, che cos'è? È un'economia reale, è un'economia che funziona, è un'economia che sta creando un altro mondo, è un'economia che dipende molto da noi e che noi possiamo costruire e implementare. È qualcosa che possiamo fare cambiando gestore di bolletta elettrica, no? Togliendo i soldi a una compagnia energetica che specula, che crea guerre, che bombarda il pianeta, e che possiamo fare ovviamente in primis con le scelte su dove mettiamo i nostri soldi in banca. Anna. Grazie. Un applauso. Non lo conoscevo. Anzi, vi proporrei un audiolibro, perché secondo me è un divertimento. Lo si può ascoltare ovunque, piccoli podcast, piccole pillole che fanno sorridere e pensare magari al mattino. Abbiamo parlato di economia della fiducia e fin qui tutto bene, tutti bene, e vi vedo contenti. Mentre voi parlavate, io osservavo le persone qui presenti e tutti annuivano. Sì, è vero, è così. Io in quelle aziende investirei, io in Sardex mi ci metterei tutte le risorse umane per farla crescere, il libro lo comprerò sicuramente, comprerò anche quello che ha scritto lei, perché stanno dicendo tutte cose interessanti. E adesso che vi dico che esiste una finanza della fiducia, non ridono più. Questa è una cosa che mi capita spesso. È un po' disarmante, però cerchiamo di capire assieme in alcuni minuti se effettivamente può esistere anche una finanza della fiducia e se la finanza è un po' poco. Adesso magari ci casca in testa il piano superiore. A me di più che ci vengo anche ad alcune riunioni, quindi abbiate pietà. Perché nasce Banca Etica? Parto da un elemento semplice, però per capire, perché poi ha senso anche che all'interno del libro, e non solo all'interno del libro, esista un dialogo tra Banca Etica e Sardex, ad esempio. Allora la moneta non serve. Noi ci occupiamo di circolazione di flussi di denaro. Che cosa serve? Banca Etica, per essere proprio semplici, è nata per umanizzare la finanza. La faccia del signore io la riprenderei, ha fatto una faccia stranissima, anche no, così non l'avevo mai vista, grazie. E se vuole mi sono occupato di finanze internazionali, poi... ecco, c'è la sua, ecco. Allora capiamo se quella faccia lì può essere, diciamo così, in qualche modo assumere espressioni diverse, cercando di spiegare quali sono due linee che appartengono alla finanza etica. Finanza etica che in questo momento in Italia è incarnata da Banca Etica, ma che è presente non solo in Italia, non stiamo parlando di qualcosa dentro i confini di uno Stato, ma che è dilagato, diciamo così, è nata tra l'altro altrove, noi siamo nati dopo rispetto ad altre realtà europee, ma che è presente in tutto il mondo, con modalità e tipologie diverse. Ma è nata prima di tutto per rispondere a un'esigenza, questa sì, di credito. Adesso siamo in eccesso di liquidità, ma 20 anni fa c'era una richiesta, una necessità di credito da parte di tante realtà, di quello che noi chiamiamo adesso terzo settore, privato, sociale, no profit, associazioni, cooperative, realtà che lavorano e lavoravano per il bene comune e avevano necessità di avere un accesso al credito, non facilitato, un accesso al credito, ma il fatto che lavorassero per il bene comune non costituiva una gran garanzia. Inserivano persone svantaggiate, lavoravano per costruire quello che ora noi abbiamo, diciamo così, tra le mani come biologico puro, cercavano di lavorare per i servizi sociali, ma insomma non è una gran garanzia in effetti, lavorano per la comunità, lavorano per tutti noi. Ecco, nasce Banca Etica per dare risposta proprio a queste realtà, a realtà che accanto alla garanzia della competenza, della professionalità, di business plan anche ben creati, ci mettevano non solo la propria faccia, ma la faccia delle proprie comunità, la faccia delle proprie rete. Le garanzie sono la capacità di non scrivere progetti, ma di fare progetti, di abitare quei progetti, di costruirli in rete, sempre in comunità. Questa è una grande garanzia che dopo 20 anni possiamo dire ha pagato, si è pagato. Le sofferenze presenti, cioè i crediti non restituiti in Banca Etica, sono inferiori, ma non di un po', sono un quarto rispetto alla media bancaria. Perché siamo più bravi noi a selezionare i crediti? Forse un po'. Perché sono più bravi forse le persone a restituire? Un po'. Forse perché esistono delle modalità di ingaggio reciproco, dove la reciprocità, che è un tema anche in Sardex,
è importante, ed è importante perché all'interno di quel progetto in banca etica, se tu non restituisci, fai cadere una parte del progetto. E se tu sei socio in quel rapporto anche di mutualità, non vuoi che non il solo il tuo progetto, ma nessuno dei progetti di banca etica crolli. Ecco che in questo ingaggio fiduciario la banca dà fiducia a persone, a progetti, a reti e riceve in cambio che cosa? Non solo un corretto comportamento, perché tutti dovrebbero restituire i propri prestiti, ma anche la capacità di restituire molto di più, di far sviluppare non solo per sé, ma per chi ha vicino, e non solo per il futuro, per i propri figli, ma anche per tutte le comunità, e non solo quelle in Italia, ma in un concetto un po' globale, puoi far crescere quel progetto e far sviluppare in questo caso la banca. Ma anche un'altra funzione banca etica, che è quella di indirizzare l'economia. Perché la finanza, noi siamo piccoli come banca etica, però la finanza ha questo grande potere, che è quello di indirizzare l'economia. Noi possiamo decidere, adesso ovviamente lo dico in modo un po' forte, dove mettere i nostri soldi, se diamo linfa a certi settori e se quei settori hanno linfa cresceranno, se non hanno linfa non cresceranno. Se la BEI in questo momento ha deciso di disinvestire dal prossimo anno nel carbon fossile, se i soldi non ci saranno, non c'è nessuna identità societaria che dirà no, però è importante, dirà vado dove sono i soldi. Noi dobbiamo e abbiamo la forza di scegliere quell'economia buona che fa crescere le nostre comunità, quell'economia per il bene comune, e mettere lì i soldi. Prima, quando qualcuno di loro ha detto slot machine, ho sentito no. Se dicessi gioco d'azzardo, no. E le banche armate, no. Scendiamo il venerdì in piazza con i ragazzi di Fridays for Future, però poi magari non sappiamo dove mettiamo i nostri soldi. Prima glielo dobbiamo chiedere alle nostre banche dove mettiamo i nostri soldi, poi dobbiamo pretendere che vadano in quei settori, in quelle realtà che fanno crescere le nostre comunità, qui e altrove, ovunque sia. Un altro passaggio. Quindi dobbiamo essere in grado di spostare le nostre risorse, ma siamo piccoli. Questa può essere una critica che può arrivare a Sardes come a banca etica. E forse, almeno io sicuramente sento questa esigenza, ma immagino anche Sardes, quando andiamo nei vari contesti e ti dicono banca etica, siete bravi però, siete bravi. Ecco, questo sorrisino lo vorrei togliere. Non siamo bravi, siamo anche bravi, ma possiamo anche essere tutti, ma potremmo essere molto più bravi. Ma semplicemente stiamo cercando di essere giusti, essere equi, trattare il denaro per quello che è uno strumento, essere noi strumento di crescita delle comunità. Sembra una cosa così semplice, quasi banale. Ecco, si può fare. Quello che diceva alla fine è si può fare perché lo stanno facendo molti come noi. E vi dico solo un dato molto semplice: abbiamo anche dei fondi di investimento con la nostra SGR che non solo hanno ovviamente dei criteri ESG, cioè che valutano l'impatto sociale, ambientale e anche i temi di governance, ma hanno anche dei rendimenti molto alti. Ecco, tutto il mondo, non solo grazie ovviamente alla nostra SGR, ma tutto il mondo si è reso conto che gli investimenti sostenibili sotto l'aspetto ESG sono anche convenienti. Ecco allora che negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un aumento del 35% degli investimenti sostenibili. Ora, dobbiamo sempre depurare da greenwashing, ma vuol dire che se la finanza decide di spostare, si muove velocemente e in modo imponente. C'è un'ultima sollecitazione che vi voglio consegnare. Esiste un approccio, secondo me questi due già li vedo, li ingaggerei, che si chiama azionariato critico. Li carichi e li lanci nelle aziende che necessitano di cambiare. Acquisti delle azioni, vai e chiedi i cambiamenti, e li chiedi agli azionisti. Ma non vi serve caricarvi, so che siete già così il vostro, però ti studi i bilanci, ti studi le policy, e alcuni risultati ci sono. Un recente risultato HIM di maggio 2019
è che ha scelto, comunque si è impegnata a lavorare per in qualche modo migliorare quelle che sono le condizioni dei lavoratori, che sappiamo essere disastrose. Possiamo stare fermi e dire che schifo, che schifo, che schifo. Possiamo stare fermi e dire io non vado neanche alla conferenza in quel palazzo perché non voglio contaminarmi. Oppure possiamo dire scendiamo in campo, facciamo la nostra parte nell'acquisto e non solo andando con i gas, VES e tutte le sigle che conosci, nel cercare di prendere l'insalata che il produttore ha raccolto la mattina prima, l'ha lavata con acqua depurata, l'ha messa nella carta e te l'ha consegnata in 15 minuti perché sennò diventa marcia, ma cercando di avere la stessa cura, lo stesso interesse, la stessa passione anche nel dove mettiamo le nostre risorse finanziarie, che non importa che siano tante o poche, ma la finanza, come ci siamo detti più volte, non è sostanza, è tanto vento, ma quel vento bisogna cominciare a far cambiare direzione. Grazie. Grazie. Sarebbe bello poter approfondire, volevi dire qualcosa, Loretta? Sarebbe bello poter approfondire molti di questi temi. A proposito di quanto ha detto Lanna, ci tengo a precisare che appunto la ricerca che stiamo portando avanti, proprio anche un po' ispirandoci all'ottica della transizione, è quella di andare oltre una divisione, una cosa che io ho imparato in questi anni. Inizialmente raccontavo di questo viaggio in camper, no? Prima del mio viaggio del 2012 io tendevo a rivedere molto il mondo in buoni e cattivi, poi più sono andato dentro alle cose più ho capito che proprio non è quello l'approccio, che l'approccio giudicante non crea sostanzialmente un cambiamento, ma che non vuol dire però neanche arrendersi a greenwashing ovviamente, ma cercare di appunto entrare in transizione. Da questo punto di vista tantissimi strumenti che si stanno diffondendo possono aiutare a questo, no? Oltre prima citavo l'economia del bene comune, un altro strumento importante, che è anche uno strumento giuridico, è quello delle società benefit e delle B Corp, cioè portare anche grandi aziende, addirittura in alcuni casi multinazionali, a interrogarsi veramente. Cioè, ovviamente questa cosa funziona se uno lo fa davvero, non solo per avere un bollino, ma a interrogarsi davvero sul proprio impatto. E ci sono alcuni casi, lo visto con i miei occhi, di aziende anche molto grosse che stanno facendo processi importantissimi di messa in discussione da tanti punti di vista. E un'altra cosa che volevo dire a proposito di Banca Etica, che ho avuto il privilegio anni fa di andare a vedere una trentina di progetti tra quelli che Banca Etica finanzia con i miei occhi, e quindi aggiungo che non solo è bello non dare i propri soldi o i propri 100 euro o 100.000 non siano usati per cose brutte, adesso volgarmente, ma è anche molto bello pensare che con i tuoi soldi stai finanziando aziende o associazioni che stanno cercando di creare un impatto positivo. Ho visto anche diversi worker buyout, cioè operai o dipendenti che si prendevano in mano la propria azienda e che l'unica banca che era stata risposta dagli crediti era stata Banca Etica. Quindi pensiamo al potere enorme che abbiamo, no? Che non è quello, cioè purtroppo oggi viviamo un senso di impotenza fortissimo, generato dal mio punto di vista consapevolmente dai media, che vogliono, non solo italiani, che vogliono convincerci che noi non possiamo fare niente, che non dipenda da noi, che sia sempre colpa di qualcun altro, e soprattutto che ci sia qualcosa di troppo grosso e di irraggiungibile che ci governa. In realtà abbiamo un potere enorme. Il motivo per cui le storie che noi raccontiamo ormai da anni, storie come state, sì, sono passate nei media, ma mai abbastanza. Cioè, nel senso che anche il modo in cui tu racconti una storia, tu puoi raccontare queste esperienze, ma lo puoi fare da quando mi sto per impiccare con una good news, no? Sono lì sull'orlo del suicidio, e però c'è anche questa simpatica. La good news è già un modo di, se ci pensate, banalizzare queste storie. Ci sono le vere notizie e poi ci sono le buone notizie. Io in genere mi arrabbio molto quando mi parlano di buone notizie. Dico, sono notizie, fatti che le persone non sanno utili per la loro vita. Questa è la definizione base di notizia, no? Cioè, se c'è la crisi, dire che c'è la crisi non è una notizia. Davvero c'è la crisi. No? La notizia qual è? In piena crisi quelli stanno assumendo. Non è solo una buona notizia, è la notizia, no? Come tutto il mondo parla di euro sì, euro no, cavolo, c'è Sadex che sta andando oltre questo dibattito, cioè sta creando qualcosa, no? Queste sono notizie fondamentali, se tu le sai le puoi utilizzare, se tu sai che puoi scegliere, ma se non lo sai non puoi farlo, no? Se tu sapessi, tu giovane, ragazzo, ragazza, 17enne, che vai nelle scuole e gli chiedi cosa vuoi fare, ti dicono ormai, ormai,
Insomma, non sei neanche disoccupato a 17 anni. Sì, ma perché crescono fin da piccoli, gli dicono in Italia non puoi fare niente, va tutto male, poi ci arrabbiamo. I giovani d'oggi, i NEET, no? Che sono quelli che neanche cercano lavoro, io risponderei ai miei, ma cercalo tu, da quando sono nato mi hai detto che non posso fare niente. Cioè l'immaginario è fondamentale. Se io non so cosa posso fare, se io non so che potere ho di realizzare cambiamenti a livello personale, a livello imprenditoriale, a livello associativo, a livello... non lo farò. Se io lo so, posso sceglierlo. E non a caso moltissime di queste esperienze, una volta raccontate, vengono replicate. Ecco. Quindi per me è veramente importante portare l'attenzione su questo. Questo è stato il senso di questa ricerca, di questo lavoro. Non so se abbiamo ancora qualche minuto per fare qualche domanda. C'è qualcuno dell'organizzazione? Proviamola. Qualche domanda in sala? Ok. Salutiamo intanto Loretta Napoleone, che ci siamo partiti in treno. Grazie. Qualche domanda, curiosità su quanto è emerso? Prego. Prego, prego, intanto. Sì, raccogliamo magari un altro paio di domande, se ci sono. Non tutti insieme, però. Non ho smesso di ridere dalla... Vabbè, intanto rispondiamo a questa. Sì. Ci si dà dei criteri. Questa è la differenza tra, diciamo così, scegliere la finanza etica o meno. Vuol dire che accanto all'istruttore economico-finanziaria, che è giusto che si faccia perché... una progettualità deve essere sostenibile sotto tutti gli aspetti, quello economico, quello finanziario, quello sociale, quello ambientale. Si aggiunge però un'istruttoria che noi definiamo sociale ambientale, cioè una serie di criteri che accanto a quelli classici, il bilancio, il piano finanziario, il business plan, eccetera, valutano anche in modo scientifico quelli che sono i plus, cioè il valore aggiunto che emerge dal comportamento. Adesso spiego cosa, cioè dai valori della realtà, della società, della cooperativa e dalla capacità di questo di mettere in atto. Cioè valutano l'approccio all'ambiente attraverso delle attività concrete, valutano le pari opportunità piuttosto che il trattamento dei lavoratori, perché nel momento in cui si verifica o si coglie che una realtà, una cooperativa, una società abbia dei problemi con i lavoratori, questo vuol dire che non nel brevissimo ma nel medio periodo ci sarà anche un problema economico finanziario. Quindi vuol dire essere in grado di valutare in un periodo più ampio le capacità di quella realtà di sostenere il progetto. A volte dire dei no è per il bene anche di alcune realtà, non basta avere una buona idea perché il progetto venga finanziato, bisogna che quest'idea sia dotata di buone gambe. Quindi è vero che esistono dei criteri, assolutamente, che questi sono approvati in un consiglio di amministrazione che tra l'altro io presiedo. Che cosa però possiamo anche scegliere? Possiamo scegliere, questo lo dico proprio a esemplificazione, che nell'essere noi siamo molto piccoli in termini di presenza di filiali, ma nel scegliere di aprire una delle nostre poche filiali abbiamo scelto Sassari, nota capitale della finanza. E qui e uno dice, perché avete scelto Sassari? Perché per noi è importante anche lavorare per l'inclusione finanziaria. Se dobbiamo aumentare la capacità delle persone, tra l'altro molte anche donne, sì, nonostante la Sardegna sia la patria della più cooperativa, della Levatrici Sardi, che è la più grande cooperativa europea di donne, però cercare di supportare
supportare quelle persone che per, in questo caso non hanno gli strumenti per avvicinarsi e ottenere il credito, possano giocare anche la loro partita. Poi vuol dire che all'interno di quel giocare la partita bisogna mettere in fila tutta una serie di elementi e di criteri, perché sostenibilità, ripeto, per il bene della comunità vuol dire anche essere in grado di portare avanti un progetto, non solo avere una buona idea. Grazie. Beppe? Io volevo giusto dire due ultimissime cose rivolgendomi a tutte le signore in sala. Signora Anna è già molto engaged, quindi molto ingaggiata. Io invece mi volevo rivolgere alle donne non ingaggiate. Partendo da un aneddoto che ho letto in un libro che si chiama Bolo Bolo, che se ve lo cercate in quel libro, Bolo Bolo, scritto 30 anni fa da uno svizzero che vive in un'ottica minimalista, questo qui c'ha una scatola, c'è tutto in una scatola, però ha scritto un bel libro che si chiama Bolo Bolo, è gratis. Il libro parla di capitale, parla di economia, parla di un sacco di cose, e mi ha colpito un frammento dove dice che la società umana per 8.000 anni è stata una società matrifocale, e uso il termine matrifocale, non matriarcale, perché matriarcale è una contraddizione in termini, perché le donne generalmente non hanno il potere, ma hanno la vista, il cuore e, come dire, la cura come prima ragion d'essere. Non voglio fare discorsi sessisti, cioè sto riportando Bolo Bolo. Quindi nel caso prendetevela con PM, si chiama lo scrittore. La cosa che poi diceva, dice che curiosamente non si sa come nel Mediterraneo, anzi diciamo nelle città mesopotamiche, a un certo punto si è passati da un'organizzazione matrifocale e orientata al benessere collettivo a un'organizzazione gerarchica, maschilista, militarista, orientata alla conquista. E quindi il succo del mio discorso era: per 8.000 anni avete gestito bene le cose, dateci un gran calcio in culo e rimettetevi al comando. Questo è il mio primo messaggio. Ricollegandomi al tema appunto della, come dire, della cura che una madre può avere, e lì veramente non c'è, c'è poco da dire. L'altro aspetto che le culture di stampo, no, diciamo, un po' più chiuse, un po' più sì signore, dove dobbiamo bombardare, si dimenticano spesso dell'importanza della diversità. E la diversità in ambito economico, monetario e finanziario è di importanza assoluta. Cioè, per quanto l'efficienza propagandata come Dio in terra dai signori più efficienti, di quelli sempre lì sulla virgola, l'efficienza ha un limite, e il limite è che ci sono tot alberi, tot fiumi, tot pianeti, uno ce n'è. Per cui, per quanto efficiente puoi estrarre risorse, se tu non ti prendi cura e estrai le risorse sempre nello stesso modo, massimizzando l'efficienza, beh, probabilmente arriveremo a una situazione dove ci saranno alcuni pochi bilanci perfetti, stellari, più AAA, e non avremo acqua, e non sapremo che cacchio ci stiamo mangiando. Per cui il mio invito è, uno, alle donne a fare un passo sia in ambito economico, ma in generale proprio culturale. Io credo che l'Europa, e l'Italia in particolare, lasciamo stare, ma l'Europa ha un bisogno enorme di questo tipo di sensibilità, perché non è né l'Europa dei popoli, come qualcuno ci vuole far credere, non è neanche l'Europa dei capitali quello di cui abbiamo bisogno. Io credo che avremo bisogno di un'Europa di esseri umani, e se già ci arriviamo al concetto di essere umano, civile, un attimo, no, non semplicemente una macchina, stiamo già facendo dei grandi passi avanti. Ultimissimo, mi taccio, una delle ispiratrici della nostra iniziativa a suo tempo è stata una donna che mi piace ricordare, che si chiama Eleonora d'Arborea. Eleonora d'Arborea nel 1400
era la giudicessa, non era una regina, era una giudicessa di quello che in quel tempo ancora era una Sardegna post crollo dell'impero romano d'Oriente, perché a Roma c'era il Papa, ma in Sardegna in quel momento comandavano da Istanbul, giusto per darvi due coordinate. Una cosa bellissima che a suo tempo Eleonora d'Arborea ha scritto si chiama Sa Carta de Logu, che tradotto in italiano la carta del posto, che è l'equivalente della Magna Carta inglese, però in Sardegna in tempi, diciamo, era abbastanza precoce. La cosa che mi ha sempre colpito, sono due aspetti che mi hanno colpito di questo testo. Uno è il fatto che nel 1400 in Sardegna una donna scrive un corpus legale dove le donne sono tutelate, dove il fatto che un uomo ponga una mano su una donna è offesa che merita non la morte, perché non c'era la pena di morte, perché non avanti, merita l'esilio. Cioè, se tu non sai vivere in comunità e maltratti le donne, tu non meriti di vivere nella comunità. Cioè, non ti metto in galera a San Vittore, ti dico che tu a Milano non entri più, vivi in campagna, vivi nei boschi, fai quello che vuoi, ma a Milano non entri più. Questo è il primo punto. Il secondo è che c'è un bellissimo preambolo alla Carta de Logu, e in questo preambolo lei, Eleonora, spiega le motivazioni del perché ha scritto queste leggi. E la cosa che mi ha scioccato, due cose che mi hanno scioccato. La prima è che dice: ho dovuto riscrivere la Carta de Logu, nuova edizione, perché quella che ha scritto mio babbo è vecchia di 16 anni e i tempi cambiano. E nel 1409, cioè 16 anni, tanta roba, dobbiamo aggiornarci. Per cui la nostra Costituzione, io direi che è un po' vecchia. Poco poco. Ultimissimo, nel preambolo lei dice: perché sto scrivendo questa cosa? E ci ricolleghiamo al tema cardine. E lei dice: io sto scrivendo questo documento pro sa virtude dell'amore, per la virtù dell'amore. Grazie. Grazie. Stiamo chiudendo. Adesso improvvisamente ci sono le domande velocissime, perché sennò ci caccia. Una domandina così in chiusura. C'è qualche incentivo, oltre che ai combustibili fossili, per esempio, anche la finanza etica, da qualche parte, insomma. Raccogliamo anche l'altra? Io non so niente di diritto, sono studente di comunicazione, però qualche giorno fa, come preso da una specie di poco sacro, mi sono messo a scrivere quelli che per me sono i diritti delle persone, siano stati violati da alcune notizie che ho sentito in questi giorni riguardo a come è gestita, come è distribuita la ricchezza in Italia. E allora volevo chiedere: ha senso cedere a questo istinto di voler conoscere il sistema per cambiarlo direttamente, o ha più senso fare una cosa come quella che ha fatto Sardex, cioè direttamente costruire un'altra realtà ex novo? O sono due cose che probabilmente si incrociano e possono andare a braccetto? Si diceva: per combattere un sistema rendilo obsoleto, no? Quindi di fatto le due cose possono andare insieme, cioè tu costruendo un nuovo sistema stai tra virgolette combattendo quello attuale. E, lascio la parola, dobbiamo essere veramente brevi. Velocissima, in
realtà esiste, quindi i governi precedenti avevano fatto alcuni passi in avanti, l'articolo 111 bis del TUB, che è il testo unico bancario, quindi disciplina la normativa bancaria, l'esistenza della finanza etica, quindi esiste, viene riconosciuta, ha determinati criteri e potrebbe avere dei benefici seppur minimi previsti. Come capita purtroppo spesso, mancano i decreti attuativi, quindi in questo momento è parola morta, però se non altro vuol dire che viene riconosciuta, ecco, l'esistenza, però questo non ha alcun effetto ed è evidente che se non ha alcun effetto non è tanto per noi, ma ha nessuno verrà voglia di diventare un soggetto di finanza etica. Sì, se vuoi il lato nostro, la cosa più, diciamo che viviamo nel nostro centimetro quadro di tolleranza, siamo tra virgolette tollerati. Di positivo c'è che come Sardex noi abbiamo partecipato a vari progetti dell'Unione Europea. Il tema a livello europeo penso sia un attimino più avanti rispetto al tema e come viene trattato qui in Italia. Non è un caso che io per esempio ho la fortuna, sono stato invitato, dovrò a marzo, avrò la possibilità insieme ad altre sei realtà di moneta complementare, che sono una in Francia, una in Germania, una in Spagna e gli altri non me li ricordo, ci hanno invitato a incontrare alcuni economisti della BCE. Lì sono, cioè, per forza che devo andare perché non gli posso dire no, arrangiatevi, speriamo bene. Noi abbiamo sempre cercato di, ripeto, rispettare quelle che sono le leggi. Poi ultimissimo punto sul costruire, come dire, in parallelo o da dentro le istituzioni. Io ti dico che a volte sono questioni emergenziali, cioè lato nostro era veramente una questione emergenziale, di emergenza personale, ma anche di emergenza di voler fare emergere qualcosa. Quindi lì fai un po' come ti senti, nel senso, se l'energia è troppa e non si riesce a incanalare, e bisogna fare, si fa. E a volte bisogna anche fare senza permesso. Il problema è che generalmente in ambito economico-finanziario il permesso, fare le cose senza permesso è inaudito, non rientra. Però come ti sei chiesto tu e mi chiesi io 10 anni fa, si chiederà qualcuno tra 2 giorni. Ci troviamo in situazioni dove la tensione tra agire e, come dire, non pestare piedi diventerà una cosa difficile da controllare. Io sento già fuori dall'Italia parlare di una branca di cripto cose che si chiama dissident tech, cioè tecnologia per dissidenti, che è, tra virgolette, la risposta alla tua domanda, per quanto no, da prendere con le pinze, però di fronte a determinate ingiustizie molti nel mondo si stanno, come dire, auto-organizzando. Speriamo bene, l'importante è, credo, che se mettiamo davanti il benessere collettivo e l'umanità e appunto la cura, forse arriviamo da qualche parte. Il momento in cui si rimette davanti il profitto, il potere, e lì si ritorna sempre al solito. Sì, aggiungo anch'io su questo, che per me è proprio un tema chiave, cioè la base di tutto il nostro lavoro. Innanzitutto il primo passo, secondo me, è sapere, perché spesso ci interroghiamo molto su cosa fare senza però prima sapere, cioè conoscere. Non è semplice perché appunto molte di queste realtà non le conosciamo poco o male, o conosciamo solo dei pezzi. Là fuori c'è la soluzione a quasi qualunque argomento. Io in 7 anni che giro il paese spesso faccio questo gioco quando c'è più tempo. Ditemi un tema a caso e vi racconto 5 storie di cambiamento concreto su quel problema, no? Quindi sono già in atto. Quindi la prima cosa, secondo me, è sapere che cosa è in atto, che cosa posso fare, in che modo lo posso replicare, rafforzare, e ricordarsi che la differenza qual è,
cosa che mette insieme tutte queste esperienze di cambiamento dopo anni, lo posso dire con certezza, è banalissima. Dove metto la domanda? Sul se o sul come? Io posso chiedermi se posso realizzare un obiettivo, posso costruire un altro tipo di banca, un altro tipo di moneta, posso combattere la mafia, e se chiedo, dico se, probabilmente risponderò no. Se invece mi chiedo come, non è possibile un no. Come posso fare per costruire una moneta, costruire una banca, costruire un progetto? E in questo modo la soluzione normalmente arriva. Quindi banalissimamente alla base di tutto questo, io lo dico sempre, cioè sognare l'impossibile e realizzarlo. Grazie.